Eccoci arrivati all'ultimo video di questa miniserie pippone sui costi sostenuti per andare a Capo Nord e tornare indietro. Vediamo un po' quanto ho speso nell'ultima tratta da Stoccolma fino all'Italia, in Liguria, dove di solito vivo. Ho già pubblicato 3 video su questi argomenti, divisi un po' in base alle tratte di viaggio. Nell'ultimo, che vi linko qua sopra e in descrizione, eravamo in 2 con Eliana e abbiamo fatto da Capo Nord a Stoccolma, dove poi Eliana ha preso un aereo ed è tornata in Italia perché non aveva più possibilità di lavorare da remoto. Quindi i costi di quest'ultima tratta sono tutti in carico a me. Ho percorso 2200 km circa e attenzione, perché non ho tirato dritto da Stoccolma fino in Italia, ma ho preso un traghetto che da Trelleborg, nel sud della Svezia, mi ha portato in Germania. Ho attraversato la Germania andando fino alla West Coast, passando in quei postacci terribili dove sono Bonn, Essen, quella zona lì. Sono andato a Bastogne, sono sceso in Francia dritto fino al mare passando per la Route Napoléon, fantastica, e poi sono rientrato in Italia passando da Ventimiglia. Veniamo ai costi vivi di viaggio. Come al solito iniziamo dalla spesa maggiore, il carburante. Wilson si conferma a pieni voti un lavandino, 500 euro di gasolio. I distributori si trovano dappertutto, poi in continente, inutile dirlo, e il costo l'ho trovato sempre intorno all'1,6, tranne nella zona di Bastogne, dove ho trovato un paesino con una via con 15 distributori uno in fila all'altro e ho pagato il gasolio 1,4. Un paradiso. Io non mi lamento, ho fatto gasolio e sono ripartito. Al secondo posto troviamo la spesa con 314 euro. Attenzione, perché in questa voce includo 288 euro di spesa effettuata nei supermercati, ma comprendono anche un po' di sidro e rösti che ho comprato poi da portare in Italia e condividere con amici e parenti. La cifra rimanente è da suddividere in varie cosette che ho comprato lungo la strada da smangiucchiare così. Principalmente croissant, pain au chocolat, tartelette fraise, tutte quelle cose. Io c'ho un po' debole per la Francia, quindi tutti quei dolciumi lì, proprio così, come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda i supermercati, posso dirvi che una volta rientrati in Germania dalla Scandinavia la situazione è proprio rosea, perché si trovano i supermercati classici, le catene come Lidl, ma anche le catene locali dei vari paesi dove si viaggia. C'è scelta, insomma, la spesa si fa bene. Per non parlare poi della Francia, dove hanno questi ipermercati dove per fare 20 euro di spesa ci metti un'ora perché non trovi le cose, però i prezzi vanno bene, la scelta è più che ampia, quindi va bene. Poi ci sono i croissant, ma che ce ne frega a noi, ragazzi. Voce numero 3, i trasporti. Ho speso 192 euro per un maledetto traghetto che mi portasse da Trelleborg a Rostock. Questo perché comunque mi è costato meno in termini di soldi e di tempo piuttosto che farmi il giro dalla Danimarca. Passiamo ai musei. 51 euro di musei. Ho visitato il castello di Schwerin nel nord della Germania, che vi consiglio di andare a vedere perché comunque non è male, anche se ne ho preferiti altri, magari in Scozia o simili. E musei sulla Seconda Guerra Mondiale nella zona di Bastogne. Se avete visto i video precedenti saprete che in Scandinavia il discorso lavanderie è un casino. Appena entrato in Germania ho cercato di recuperare terreno e qui abbiamo la voce lavanderie. 45 euro di lavanderie, anche più di quello che faccio normalmente, però avevo un po' da recuperare un'estate a suon di vestiti un po' impegnativi. In Germania, Belgio, in Francia trovate lavanderie gettoni come e dove volete. Ci sono le Revolution Laundry o Laverie Revolution in Francia, che sono dei cabinotti che si trovano nei parcheggi attrezzati con lavatrici e asciugatrici, quindi fate lì, spendete circa 10 euro, potete farvi anche la spesa nel supermercato o il giro al centro commerciale e poi ripartite, molto comodi. Arriviamo infine a 2 voci a pari merito. 30 euro per fare un refill della bombola del gas in Scandinavia, vicino a Malmo. L'avevo già fatto in Norvegia, lassù sono attrezzatissimi. Li porti la tua bombolaccia di ferraccio italiana con l'attacco italiano, gliela metti lì e loro te la caricano. C'hanno tutti gli attacchi che gli servono. 30 euro ed è pronta in 5 minuti. Fantastico. La seconda voce invece di 30 euro è stata una multa che ho preso in Germania. Fate attenzione perché in Germania sono un po' bastardi, c'hanno sti velox dappertutto, autostrade, extraurbane, urbane, ovunque sono. Mi hanno pinzato a 56 km orari, che ero proprio sovrappensiero, un LED mi ha sparaflesciato la faccia che non ho più visto una sega per 2 minuti, ma l'unica cosa che ho capito è che ero ormai troppo tardi. Una multa infatti poi me la sono beccata.
però 30 euro va ancora bene. Arriviamo al capitolo autostrade. Ho speso 27 euro, che comunque mi sembra un'ottima cifra. Questo perché in Svezia, in Germania e in Belgio le autostrade sono gratuite. In Francia e in Italia invece ho iniziato a pagare. Attenzione però, io in Francia ho pagato solo la tratta che da Cannes mi ha portato fino a Ventimiglia, quindi Costa Azzurra. Tutta la tratta per scendere fino a Cannes non l'ho pagata, questo perché non ho percorso autostrade, ma mi sono avvalso, madonna che termini, delle strade, extraurbane, alto scorrimento, superstrade, non so come chiamarle. Sono delle strade che si riconoscono per la lettera N davanti, se non sbaglio, quindi N1, N2, N3. Sono delle strade che a volte sono anche a doppia corsia, sono gratuite, hanno i limiti un po' più alti, magari sono intorno ai 90 o ai 100, non ricordo di preciso. E quindi con un camper va benissimo, perché più o meno mantieni la tua solita velocità di crociera, ma non poi autostrada. Attenzione perché comunque passano anche in mezzo a delle città o a dei paesi, quindi non è sempre costante il limite, però al tempo stesso ti permette anche magari di scoprire qualche paesino, qualche posto caratteristico molto interessante che in autostrada invece ti perderesti senza manco accorgertene. Chiudiamo con le voci minori. 23 euro di area sosta camper, che in realtà ho usato poco e niente, 2-3 notti. In Germania ero in un parco UNESCO, per cui per dormire dovevi pagare. E poi nella West Coast tedesca, diciamo zona Bonn, okay, che non è particolarmente bella e tutte le recensioni fanno un po' schifo per poter dormire, mi sono appoggiato al cortile di una casa di privati che con 10 euro io ho dormito tranquillo davanti ai cavalli, a posto così. 20 euro per pulire il bruciatore del frigo a gas di Wilson. A Stoccolma ho avuto un problema, la fiamma è diventata gialla, non raffreddava più. In Germania poi mi sono appoggiato a un'officina camper dove ho trovato il grande Frank, un ragazzo che va in giro a fare riparazioni a domicilio ai camper, che in un quarto d'ora mi ha smontato il bruciatore, me l'ha pulito e me l'ha rimesso su. Numero 1 Frank, se mi chiedete come trovarlo, non ve lo so dire perché ho perso il bigliettino, quindi vabbè, provate a cercare Frank, magari ci avete culo. Chiudiamo infine con 7 euro di gasolio per il cinebasto. Quando sono arrivato sulla Rue Napoleon faceva un freddo becco, quindi l'ho acceso un po' alla sera. E 6 euro di parcheggi, non mi ricordo manco più bene dove, in qualche città, a Schwerin, non giù di lì, dove ho pagato qualche parcheggio. Il totale di tutte queste spese dà uno splendido 1244 euro, che secondo me è ottimo, contando che 500 euro sono volati solo in gasolio. Ma prima di chiudere, dato che questo è l'ultimo video dei costi di questo viaggio, posso anche farvi un recap totale di tutto il viaggio verso Capo Nord e ritorno, ovviamente. Questo viaggio è durato circa 4 mesi, 2 mesi li ho fatti da solo e 2 mesi li ho fatti con Eliana. Abbiamo percorso 12.000 km, tipo 12.030, quindi quasi tondi, e abbiamo speso un totale di circa 5.800 euro, che mi sembra un'ottima cifra. C'è gente che con quei soldi lì si fa 10 giorni su una nave da crociera, quindi va benissimo. Tanto queste spese comunque sono state suddivise su 4 mesi, il che ti aiuta anche ad affrontarle, quindi non mi lamento. Detto questo, se avete delle domande scrivetele qua sotto nei commenti che sarò ben lieto di rispondervi. Iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!